Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio, e quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Con la domenica di oggi entriamo nel tempo ordinario. Dobbiamo cercare di far tesoro di tutte quelle cose che abbiamo vissuto durante il periodo natalizio e viverle quotidianamente, cercando di prendere il meglio di tutto quello che il Signore ci ha voluto comunicare con la sua venuta sulla terra. Oggi il Vangelo di Giovanni prende il posto di quello di Luca, e il Vangelo di Giovanni è conosciuto anche come il Vangelo dei segni. Ce ne sono sette in tutto il Vangelo. Il primo è quello di oggi con le nozze di Cana, che rappresenta anche una ulteriore manifestazione del Signore sulla terra, e gli altri segni sono la guarigione del figlio del funzionario, la guarigione di un paralitico di sabato, la moltiplicazione dei pani, Gesù che cammina sulle acque, la guarigione del cieco nato e la risurrezione di Lazzaro. Oggi Gesù si trova in questo villaggio a Cana, che dista circa 6 km da Nazareth, insieme alla madre, per un banchetto di nozze. Durante questo banchetto viene a mancare il vino. Questo banchetto avviene nel terzo giorno, inizia così effettivamente il Vangelo: il terzo giorno vi fu una festa di nozze. Terzo giorno che, se noi andiamo a fare il conto, a cominciare dal prologo, diciamo è il sesto giorno di una settimana. Settimana che sappiamo tutti culmina nel settimo giorno. Perché vi dico questo? Perché identifico questo banchetto di nozze come l'invito che il Signore rivolge a tutti quanti noi a partecipare a questa festa che poi ha il culmine nel giorno del Signore. Questa festa di nozze poteva essere rovinata perché viene a mancare il vino, finisce il vino. Maria lo fa notare al figlio, che gli dice però che non è giunta ancora la sua ora. Non è uno sgarbo, non è una mancanza di rispetto a Maria, è semplicemente un avvertire che la sua ora sarà sulla croce, sarà quando sarà tutto in tutti, e attraverso quel suo gesto di amore sulla croce lui avrà risolto tutti i problemi, tutti i peccati che il popolo ha trovato camminando sulla strada della salvezza che lui ha indicato venendo nel mondo. Il banchetto di nozze alla fine ci vuole identificare proprio questo. Noi non conosciamo il nome dello sposo o della sposa, sappiamo che c'erano degli invitati, e dal racconto di Giovanni capiamo che lo sposo di questo banchetto è Cristo, gli invitati è il popolo di Dio chiamato alla salvezza, quindi tutti quanti noi. Il nostro banchetto di nozze è un banchetto che deve avere sempre a portata di mano il vino, questo elemento essenziale, il vino che viene considerato in maniera particolare in tutta la scrittura. Pensate che nell'Antico Testamento viene citato 141 volte, nel Nuovo 34 volte,
e questo elemento così importante è quello che dà a tutto il convito, a tutta la festa, un sapore di gioia, di allegria, che invita allo stare insieme, a condividere. Ecco, se viene a mancare questo elemento principale, la festa perde il suo fascino. Il vino veniva raccolto in 6 giare, anche questo è un altro elemento che vi vorrei far notare. Il sesto giorno in cui viene svolta questa festa, diciamo, era preludio al settimo giorno della rivelazione, giorno della risurrezione del Signore. Le 6 giare ci fanno notare, e Giovanni anche ce lo fa notare proprio il numero, 6 giare, ci fanno notare proprio la mancanza di un qualche cosa, la mancanza di un'altra giara che avrebbe fatto 7, il numero perfetto, cioè ci sarebbe stata la completezza di tutto quello che serviva per arrivare al giorno. Non sarebbe mai mancato niente per arrivare al giorno della risurrezione. Quelle giare si svuotano, quindi manca l'elemento essenziale. Al nostro banchetto, al quale siamo invitati tutti quanti, spesso e volentieri manca l'elemento essenziale di comunione, di gioia, di festa. E io associo questo banchetto di nozze alla vita di ciascuno di noi. Tutti noi, popolo in cammino verso la salvezza, siamo chiamati da Gesù Cristo a partecipare al suo banchetto e a nutrirci di lui. Spesso e volentieri lui ci viene a mancare, ci viene a mancare. E quando ci manca lui, ci manca lo sprint per vivere, per camminare, per correre verso quel settimo giorno, che è il giorno della salvezza, che è il giorno della risurrezione, che Gesù Cristo ci ha offerto, offrendosi lui stesso sulla croce. Noi non dobbiamo mai dimenticare che il vino buono è Cristo, è quel Cristo dono supremo che ci è stato mandato da Dio per camminare verso quel settimo giorno, per arrivare puliti, per arrivare pronti, per arrivare pieni a quel momento di risurrezione, che è quella a quale dovremmo ambire tutti noi, è la meta finale della nostra giornata, del nostro banchetto, dove tutti quanti potremo vivere insieme a Gesù Cristo, godere in eterno il suo volto, essere guardati da Lui e guardare Lui, perché quando Lui ci guarda con amore, ci ha creati per amore, ci continua ad amare con amore illimitato, a dismisura, e noi dobbiamo contraccambiarlo facendo in modo che le nostre giare non si svuotino mai di lui, che la sua parola, quel suo amore rimanga sempre nel nostro cuore, in maniera tale che noi possiamo trasmetterlo agli altri, e nel trasmetterlo agli altri possiamo viverlo per vivere con lui infinitamente in eterno, in quel regno di pace, di luce e di amore promesso a chi è fedele alla sua parola. Buona domenica a tutti.